Siamo la Gag Produzione insieme alla Caterserv dell'amico e collega Nicola. Abbiamo presentato questo spettacolo a maggio a Sala Soli, una bellissima avventura che ha segnato un po', diciamo, l'inizio della nostra collaborazione tutti insieme. Noi siamo un gruppo di 9 persone che vanno dal regista all'attore, allo scenografo, a chi compone le musiche. Quindi, nel senso che noi lavoriamo tutti insieme, lavoriamo in una performance sia anche site specific, cioè specifica per il posto dove andiamo a realizzare. Da qui è nato Disturbo, che è diciamo, liberamente ispirato a un testo francese, si chiama Toc Toc, che diciamo, parla dei piccoli e grandi disturbi ossessivo compulsivi che abbiamo ognuno di noi. Sono 6 pazienti, ognuno affetto da un disturbo diverso, che si ritrovano nella sala d'aspetto di questo medico che non arriva mai. E così come si aspetta Godot, loro decidono di aspettare giocando a Monopoli. Un Monopoli un po' particolare, però non diciamo tante cose, perché sennò arriviamo tutto lo spizio. Lui è Paolo Gentile, che è una delle colonne portanti della recitazione della Gag, che fa il personaggio di Bernardo Arbusti, che è un nosofobico, ovvero un maniaco dell'igiene, della pulizia, convinto di contrarre qualsiasi tipo di malattia. E niente, noi cerchiamo di portare avanti un progetto giovane, nell'umiltà insomma, della nostra inesperienza, ma cercando di metterci ognuno tante idee per poter arrivare a un lavoro che sia bello da vedere e da seguire. Speriamo di riuscirci anche stavolta. Disturbo ha avuto un discreto successo, per noi anche inaspettato, visto che ci lanciavamo come una compagine inedita e siamo stati molto seguiti. Ci hanno già chiesto di replicare, ci hanno subito chiesto di replicare lo spettacolo, quindi ci abbiamo verso ormai le 10 date complessive. Poi partiranno tutti i nuovi spettacoli della prossima stagione. Il Disturbo di nuovo in scena 21, 22 e 23 ottobre alla Sala Assoli. Quindi venite a vederci.